Katia Ricciarelli, Vessellina Casaroba, Giuseppe Gipali e Lucio Gallo, oltre a manager di artisti lirici e audition planner. Così ad Arezzo nasce la scuola per aspiranti cantanti lirici e musicisti Le Stanze dell'Opera, guidata dal baritono di fama internazionale Mario Cassi. Progetto a cui stiamo lavorando da tanto tempo e che però è nella linea di quella che la Fondazione ha perseguito in questi anni. Eccellenza e formazione dei più giovani. Le attività partiranno nel mese di marzo alla Casa della Musica di Arezzo, masterclass pensate per un numero chiuso di partecipanti con l'obiettivo di rendere il mondo dell'opera accessibile a chiunque lo desideri. È 3 anni che ci stiamo lavorando, è una serie di sinergie tra il mondo economico, ovviamente la fondazione, quindi il comune di Arezzo e tutti gli artisti che vengono, insomma, che non sono pochi perché sono 8 docenti internazionali e tutti gli ospiti internazionali, quindi un lavoro grosso. A settembre poi un workshop finalizzato a selezionare gli interpreti per la messa in scena dell'opera Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. Era l'anno pucciniano, poi io Gianni Schicchi è un ruolo che adoro, che ho portato in scena non tante volte, però sempre con grande successo, dovendo io comunque essere dentro, ho detto beh, meglio di Gianni Schicchi non ci poteva essere, anche perché poi è un'opera che contiene molti personaggi, quindi possiamo inserire tanti giovani in questo spettacolo. Saranno infine messe a disposizione per gli allievi borse di studio che partiranno da una base di 500 euro, saranno assegnate secondo criteri di merito, talento e di impegno. Questa attività di tipo artistico viene sostenuta con borse di studio da importanti imprenditori del settore orafo della nostra città, quindi si sta avvicinando un mondo che è quello legato alla cultura a un mondo che è quello legato alla produzione, che nella nostra città sono stati sempre abbastanza separati e distinti. Beh, questo è venuto il momento in cui questa, non dico fusione, ma questo grande avvicinamento è una realtà. Abbiamo imparato che la bellezza, come diceva il sindaco, salverà il mondo e quindi anche noi aziende orafe, produttrici, che siamo la prima economia per la città, ci siamo avvicinati alla bellezza del canto, alla bellezza della musica lirica. Ognuno di noi ha il dovere di fare quello che gli è concesso, in questo caso noi ci hanno definito donors, lo facciamo con grande passione, con grande piacere, sarà una grande passione, un grande piacere anche venire a vedere le lezioni che saranno appunto aperte alla città.